Ehi, buongiorno a tutti, di nuovo qui, sempre a guardarmi mangiare il pollo con i pomodorini. Siete simpatici. Come vi avevo promesso, ho fatto un video sull'alimentazione, la mia alimentazione durante il periodo di definizione. Attualmente sono a 1700 kcal nei giorni di non allenamento, a carboidrati veramente bassi, siamo su una cinquantina di grammi di carboidrati al giorno, 220 grammi di proteine, quindi circa 2,5 per chilo corporeo e una sessantina, settantina di grammi di grassi insaturi. Quindi quello che vedrete è la mia alimentazione durante i giorni di non allenamento, quindi quando faccio cardio. Nei giorni invece dove mi alleno, alla sera, al posto delle due mele, inserisco un 150 grammi di pasta integrale o riso e dopo allenamento, al posto delle mandorle col tonno, mangio 50 grammi di crema di riso e 25 grammi di proteine. Io purtroppo ho un metabolismo molto lento, sono tendente all'endomorfo, maledetta quella volta. Però in compenso riesco a mantenere più massa magra rispetto a tanti miei amici che fanno palestra. Però ho un metabolismo da anziano del deserto che mangia lucertole cotte. E quindi se io non sto a bassi carboidrati, ciccia, ma veramente tanti saluti. Come integrazione attualmente prendo creatina, non faccio il carico e scarico, quindi prendo dai 4-5 grammi al giorno, tutti i giorni divise in due assunzioni, pranzo, cena, un 3-4 grammi di vitamina C, 4 grammi di omega 3 e un multivitaminico con sali minerali e prendo le proteine. Non prendo altro, non prendo carnitina, arginina o steroidi o cose strane. Quindi iscrivetevi al canale. E quindi ecco, al prossimo video, se avete domande scrivetemi e suggerimenti, consigli, bla 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 e buon video. Alla prossima. Ore 8 meno un quarto del mattino, fortunatamente mi sveglio come sempre in ritardo e faccio colazione con 25 grammi di proteine, un caffè bollente con del cacao amaro messo sopra. Proteine concentrate perché al mattino sono sempre perennemente in ritardo e inoltre non ho le facoltà di riuscire a cucinare qualcosa di sano perché ho le capacità di un bradipo morto. Ore 13, pausa pranzo, mangerò pomodorini, 250 grammi di pollo, li vedete così perché mi preparo le porzioni il fine settimana per tutta la settimana in modo tale da non stare lì a pesare ogni volta, eccetera. E la mia gustosa salsa di soia che mi allieta le giornate. E come per magia il pollo si è cotto, i pomodorini si sono tagliati, si sono aggiunti 2 grammi di omega 3, un multivitaminico e sali minerali, un altro caffè bollente con sopra tanto cacao amaro, quel bicchiere che ci saluta con amore, ci sono 2 grammi di creatina e 1 grammo di vitamina C. E ora passiamo allo sexy zoom del cibo. Ogni giorno, durante il mattino e durante il pomeriggio, bevo due bustine di tè verde messe in praticamente 1 litro di acqua che sorseggio durante tutto il giorno e due bustine al mattino e due bustine al pomeriggio. Ok, questo è il pasto delle 7:30 dopo 40 minuti di cardio.
in cui 15 minuti di scatti e 20 minuti di cardio intensità costante. Mangio 2 scatolette di tonnel naturale, quindi siamo sui 120 grammi, e 30 grammi di mandorle o 30 grammi di noci. Ancora 0 carboidrati e non c'è neanche molto da vedere in realtà, perché sì. Ho fame e la mattina non ho assolutamente cazzi di cucinarmi le uova, perché essendo un ritardatario perenne non ho alcun tempo e modo di cucinarmi le uova, quindi mi sono aggiunto al pasto delle 7 2 uova con il tuorlo incluso e delle foglie di radicchio. Poi io sopra ci aggiungo un po' di spezie come il pepe, il curry, la paprika e dell'aglio se voglio fare il pizzone. 9:30 e si inizia a preparare la cena. E come cena abbiamo 300 grammi di filetto di platessa, 2 mele, 2 carote, 2 zucchine, mezzo peperone, 2 grammi di omega 3, un multivitaminico con sali minerali, 1 grammo di vitamina C e 2 grammi di creatina. Questo è il cibo crudo e non so, probabilmente ve lo filmo anche da cotto, tanto per farvi vedere quanto bravo e da sposare sono. Comunque, queste sono le 2 mele, sono la mia unica fonte di carboidrati nei giorni di non allenamento, quindi di cardio. Tada! Come per magia la mela si è tagliata, la verdura si è cotta, il pesce si è cotto e la creatina e la vitamina sono lì che mi guardano intensamente dall'acqua. Ma effettivamente era meglio prima da vedere, la verdura con il pesce non messi così non sono proprio fotogenici, però va bene lo stesso, l'importante è che sia buono. Per cucinare il pesce con le verdure in pratica metto tutto in una padella a coperchio chiuso, senza ovviamente olio, ci metto un sacco di spezie tipo timo, aglio, cose puzzolenti. Faccio metà cottura con il coperchio in modo tale che le verdure e il pesce diventino morbide. L'altra metà la faccio con il coperchio aperto in modo tale che l'acqua evapori e spezzetto il tutto con una pala e viene fuori paffetta per anziani senza denti. Vi faccio una carrellata sexy dei cibi da vicino con la musichetta figa di sottofondo. It's the dream.